Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo a due iniziative che si sono registrate oggi all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. I volontari della Protezione Civile Procivis e i rappresentanti della Commissione Bilancio del Consiglio Comunale hanno portato doni agli ammalati e ai piccoli ricoverati nel reparto di pediatria. Ieri visita anche di una delegazione della squadra di calcio del Gela. Vediamo. Un dono ai degenti ricoverati al fine di esprimere vicinanza e alleviare il peso della sofferenza in un momento importante dell'anno. Appuntamento questa mattina all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela con i volontari della pubblica assistenza Procivis. Un'iniziativa sposata tra il comune di Gela e la pubblica assistenza Procivis, quindi dall'amministrazione comunale del sindaco messinese e l'assessore d'arma, assieme a tutti i vari componenti della Procivis che quest'anno stanno attenzionando le fasce più deboli che in questo periodo natalizio trascorrono questo momento particolare dell'anno all'interno dei vari nosocomi gelesi. Quello che contraddistingue le cose buone dalle cose non buone è il comportamento e il modo come si fanno, no? E questo è un bellissimo gesto che sicuramente noi operatori apprezziamo e penso che saranno apprezzato molto di più anche dai pazienti e dal loro circondario, diciamo, dai loro familiari. Si cerca di abbracciare un'utenza che nel periodo natalizio possibilmente non ha possibilità di stare a casa e quindi di allietare in qualche momento la presenza e far sentire la vicinanza anche dell'amministrazione. In modo particolare si avrà attenzione per gli anziani, per i bambini e anche per i disabili. La Procivis domani e dopodomani ripeterà l'iniziativa presso la clinica Santa Barbara Hospital e la casa di ospitalità Aldisio. E sempre questa mattina i rappresentanti della Commissione Bilancio del Consiglio Comunale hanno portato regali ai piccoli ricoverati nel reparto di pediatria. Abbiamo voluto portare loro un momento di festa, un momento di leggerezza in questi giorni, appunto, e dare un momento di Natale anche a loro, e abbiamo pensato di portare così dei doni che possano permettere a loro di poter usufruirne in questa sala, e con l'augurio che possano trascorrere queste giornate in maniera più serena possibile. Normalmente, quando abbiamo necessità di un'attenzione da parte della politica, la riceviamo. In questi momenti, più che la politica, credo che sia la sensibilità della politica che sta dando un segnale veramente importante, e poi, nel caso specifico, soprattutto un momento di gioia per questi bambini che congiunturalmente sono qui, ma il prima possibile devono tornare a casa a festeggiare con i loro familiari, con i loro amici il Santo Natale. E ieri anche una delegazione della squadra del Gela si è stretta attorno ai bimbi ricoverati. Un sorriso e un gadget per tutti i piccoli tifosi biancazzurri. Cambiamo argomento, apriamo la pagina della cronaca giudiziaria. La Procura della Repubblica di Gela ha chiesto il rinvio a giudizio per un imprenditore edile gelese, Salvatore Greco, di 50 anni, accusato di calunnia nei confronti del sindaco di Butera, Luigi Casisi, e per un tecnico, Antonio Sergio Pecoraro, di 68 anni, indiziato di falsa testimonianza. Ad entrambi vengono inoltre contestati i reati di truffa nei confronti del comune di Butera e di inadempimento di contratto di pubblica fornitura. Greco, titolare di un appalto da oltre 5 milioni di euro per il ripristino e l'adeguamento del depuratore biologico di Butera, aveva denunciato il sindaco per concussione, sostenendo che Casisi avrebbe preteso l'assunzione di un giovane. Come ritorsione per il mancato accoglimento della sua stessa richiesta, il sindaco avrebbe ritardato il collaudo delle opere ultimate, disertando le procedure propedeutiche. In realtà, Casisi aveva contestato all'impresa, alla società consortile Butera SCRL, numerose irregolarità, tra cui quelle accertate dalla Procura di aver usato artifici e raggiri per far risultare l'opera falsamente completata e non pagare la penale e di non avere svolto i lavori a regola d'arte, con conseguente cedimento delle sponde delle vasche di raccolta asservite al depuratore. Tutto questo avrebbe reso inutilizzabile il depuratore, le cui acque di fine processo erano destinate all'uso irriguo nelle campagne della zona.
Da oggi è stata interrotta la distribuzione idrica dell'acquedotto Ancipa al fine di eseguire alcuni interventi di manutenzione. Ne consegue che oggi è interrotta la fornitura nelle zone marine di Butera. A Riesi invece ci sarà una diminuzione delle ore di distribuzione. A Mazzarino oggi sarà garantita la distribuzione soltanto nella via Roma e Calvario. Siciliacqua prevede di riprendere la distribuzione domani e saranno necessarie altre 24 ore per poter rimettere l'acqua in rete. E ora parliamo della nuova colonna endoscopica in funzione al presidio sanitario Vittorio Emanuele di Gela. L'attrezzatura acquistata dall'azienda provinciale è di ultima generazione. Vediamo. Da alcune settimane all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela è presente una nuova colonna endoscopica che permette di individuare nell'ambito degli screening oncologici polipi e neoplasie. Attraverso un grande monitor vengono proiettate le immagini riprese da una telecamera durante il lungo esame diagnostico. L'attrezzatura sanitaria acquistata dall'ASP provinciale è di ultima generazione e in Sicilia ce ne sono pochissime. Mentre noi con l'endoscopia tradizionale vediamo solitamente in visione frontale 170 gradi, 180 gradi e per esplorare lateralmente dobbiamo fare una serie di manovre di ginnastica, con queste colonne che sono, con questi endoscopi che sono con tre telecamere, una frontale e due laterali, abbiamo un angolo di visione 130 gradi, il che ci permette di recuperare un 20% di polipi che non avremmo visto. Il polipo è una lesione precancerosa, per cui recuperiamo una parte di pazienti che poi a distanza di anni magari o al controllo successivo avremmo trovato un polipo. E siccome il polipo è una lesione precancerosa, prima la trovi, prima la levi e meglio è. Pranzo natalizio di beneficenza ieri nei locali di Borgo Manfri a Gela, dove il direttivo dell'AIAS ha servito a tavola 50 commensali speciali. Si tratta di amici segnalati da Donna Lino di Dio che ogni giorno partecipano al servizio mensa della Divina Misericordia. Tra loro un commensale d'onore per la struttura. Si tratta del vescovo di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana, che ha accolto l'invito del presidente Anna Maria Longo di pranzare a tavola con i commensali del centro e festeggiare il Natale. Venerdì mattina nei locali del Pala Livatino, solenne messa natalizia con tutti gli operatori della struttura ed il direttivo che si appresta a concludere la celebrazione dei 40 anni di attività dando il via al cantiere del Dopo di Noi in primavera. Ero forestiero e mi avete ospitato. Questo è il titolo dell'incontro dibattito che si terrà oggi alle 19.30 al Teatro Eschilo di Gela, promosso in occasione delle festività di Natale dal Movimento Giovanile San Francesco. L'evento avrà la finalità di vivere un momento di sensibilizzazione sociale. L'ingresso è libero. All'interno del teatro sarà allestito l'albero della solidarietà, dove è possibile collocare generi di prima necessità che saranno distribuiti subito dopo alle famiglie bisognose di Gela. Si terrà oggi alle 21 nella chiesa San Giacomo di Gela l'iniziativa Notte di Natale organizzata dal piccolo teatro Città di Gela. La regia è di Biagio Pardo e la direzione artistica porta la firma di Orazio Di Giacomo. Un incantevole viaggio emozionante per rivivere la magia del Natale attraverso la musica e la prosa. Un appuntamento dovuto stasera proprio alla città di Gela, anche per ricordare gli ultimi attentati di Berlino e per regalare alla città un momento di riflessione, di pausa, di serenità, perché stasera nella chiesa di San Giacomo verrà eseguito un concerto, tutto quanto eseguito dai nostri cantanti, dai nostri artisti gelesi che riproporranno le tradizionali canti natalizi. Sicuramente sarà una serata piacevole, quindi noi vi aspettiamo stasera alle 20.30, mi raccomando non mancate, perché sarà una serata magica, piena di messaggi e ricca di emozioni. Ma ci sarà, Orazio Di Giacomo, anche un connubio musica e prosa. Esatto, questo nasce dalla collaborazione mia e del professor Biagio Pardo, che ringrazio tantissimo. Proprio perché l'arte di suo deve essere mista, non deve essere soltanto una. Quindi lavorare di gruppo anche con arti che a noi non appartengono arricchisce proprio il nostro bagaglio culturale e artistico.
Poi ringrazio comunque tutti quelli che verranno e li invito. Ci vediamo stasera alle 20:30, Chiesa San Giacomo. Quanti artisti hanno già dato il loro assenso alla manifestazione di questa sera? Gli artisti sono tanti, saremo un 20-25 artisti, anche perché oltre agli artisti, dei cantanti, attori, ci saranno anche dei musicisti, quindi andremo anche con la musica dal vivo. Si è spenta a seguito di un arresto cardiaco Rosa Siragusa, 85 anni, volto conosciuto a Gela per essere stata dal 1980 al 1989 socia di Telegela Color e per aver dato la possibilità a numerosi giovani del luogo di intraprendere l'attività di pasticcere. Sempre sorridente e gioviale con tutti, lascia un vuoto incolmabile. Rosa Siragusa era ricoverata da alcuni giorni all'ospedale di Caltanissetta. I funerali si terranno domani alle 15:30 nella chiesa San Francesco in piazza Municipio. Alla famiglia Siragusa le condoglianze di tutti noi. Un albero di Natale al centro di piazza Lussello a Gela, realizzato utilizzando bottiglie di plastica, è l'iniziativa messa in campo dagli alunni della scuola primaria di Cantina Sociale. L'iniziativa scolastica fa parte del progetto Gela Ricicla, finanziato al comune di Gela dal CONAI, il consorzio per il recupero degli imballaggi. Per le attività previste fino alla prossima estate, a Gela sono stati assegnati quasi 35.000 euro. Il riciclo è possibile, che con il riciclo, con un po' di fantasia, si può dare una nuova vita ai materiali. Il CONAI lo fa in forma industriale, modificando, riportando la materia prima, ma comunque molto del materiale che viene considerato rifiuto può essere riutilizzato per fare anche delle cose totalmente diverse, come un albero di Natale con delle bottiglie di plastica. Diciamo che la sensibilità e il rispetto della nostra terra sta entrando nelle coscienze di ognuno di noi, di qualsiasi età. I bambini sono più facili a essere coinvolti, ma devo dire che soprattutto l'esempio deve venire dai grandi. Dai grandi che una volta consolidato si trasformano in numeri, e infatti dobbiamo dire che abbiamo avuto un incremento quest'anno a due cifre per quanto riguarda la raccolta differenziata, e a fine anno di fatto siamo attestati al 50%. Questo progetto ha avuto una doppia valenza. Intanto l'Istituto Comprensivo da tempo fa questo tipo di percorsi di riciclo, di riutilizzo di materiali che magari andrebbero ad andare, insomma, per le strade, perché spesso noi non facciamo un uso corretto di quello che in realtà ci dice l'amministrazione. Dall'altra, in realtà, è stato creato un prodotto che sicuramente i gelesi da questa sera potranno ammirare, che esteticamente è molto bello. Non voglio dire che è un'opera d'arte, ma sicuramente è un modo originale, straordinario di riutilizzare ciò che magari i ragazzi sarebbero tendenzialmente portati a buttare, quando va bene, negli oggetti preposti per appunto il riciclo, quando va male purtroppo per strada, e spesso la città è sporca anche per volontà di noi stessi cittadini. Nel corso di questo anno scolastico saranno attivati progetti denominati Raccontiamo il riciclo e Differenziando si impara. A breve ci sarà l'emissione del calendario 2017, dove un mese sarà dedicato a Gela e ai risultati raggiunti alla raccolta differenziata, quindi tutta una serie di iniziative per disseminare informazioni sulla raccolta differenziata per un territorio più pulito e più sano. La sezione scout Fabio Rampulla di Gela, col patrocinio del comune, presenta il presepe vivente. Appuntamento oggi, domani e dopodomani dalle 19 alle 21 presso il centro scout di via Mongibello, angolo via Giulio Siragusa. E torna il presepe vivente allestito dall'associazione SMAF, Sport, Musica, Arte e Folklore, presieduta da Gaetano Davide Arizzi. Appuntamento i prossimi 25, 26 e 27 dicembre e 5 e 6 gennaio, dalle 19 a mezzanotte nel quartiere Canalazzo. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi mercoledì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo multimateriale nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica, piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa. Vaschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti. Imballaggi in polistirolo, reggette stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura.
contenitori con sigle PET, PVC, P, PP, PS. Cosa conferire metalli? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, pelati, tonno, mais, cibo per animali, contenitori di prodotti per l'igiene personale, tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo, carta in alluminio di uso domestico pulita, contenitori in alluminio per alimenti puliti, bombolette spray vuote non pericolose, coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, banda stagnata e metalli, vanno conferiti puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Gli studenti dell'Istituto Giovanni Verga di Gela, diretto da Viviana Aldisio, tra gli scranni del Consiglio Comunale per un giorno. Un gruppo di studenti della quarta elementare, dopo aver visitato i presepi nell'ambito della mostra dei presepi in comune promossa dalla Proloco di Gela, ha incontrato il sindaco Domenico Messinese. Dopo aver accolto i giovani nell'aula consiliare del Palazzo di Città e aver spiegato loro le attività che vengono svolte all'interno di essa, il primo cittadino ha risposto alle domande che i ragazzi gli hanno posto. Alla fine, una foto di gruppo assieme alle insegnanti ha chiuso l'incontro. E adesso parliamo del presepe vivente allestito dagli alunni della scuola Antonietta Aldisio di Gela. Un presepe vivente allestito con notizia di particolari, nulla è stato lasciato al caso. È stato un appuntamento fortemente sentito e vissuto quello che si è registrato nei locali della sede centrale del circolo didattico Gela 1, l'Istituto Antonietta Aldisio di via Feace, diretto da Gioacchino Pellitteri. L'entusiasmo era tangibile sui volti degli alunni. Contentissimi i docenti. Non è una manifestazione qualsiasi, è un presepe vivente ed è la sintesi di tutto il lavoro che le insegnanti, gli insegnanti hanno fatto nel mese di dicembre. È un modo sia per festeggiare il momento religioso, sia per far vedere e rappresentare e fare concretamente far fare concretamente agli alunni gli antichi mestieri che sono tipici del presepe vivente, che erano tipici della civiltà agricola. È un bel momento in cui si sta insieme, la scuola diventa comunità sotto il segno della religione cattolica. Nel far rivivere ai ragazzi i veri valori e anche il lavoro d'un tempo, è un modo educativo per far comprendere che la vita va rivissuta nuovamente, acquistando e rivedendo i veri valori e nel mondo di socializzarci con gli altri e anche nel modo di portare a frutto, seppur cristiani, il frutto del valore della solidarietà, il valore della comprensione e il valore anche del rispetto reciproco. A scuola è importante portare avanti questi valori, non soltanto dal punto di vista educativo, quindi culturale, ma anche dal punto di vista religioso, dal punto di vista umano, educare le nuove generazioni al senso civico, al senso culturale, all'apprezzare la vita con tutti i pro e i contro, ma essere dono. I bambini hanno bisogno di vivere questo momento, soprattutto adesso che nel mondo c'è tanta violenza, c'è tanta guerra, ci sono troppi messaggi negativi, quindi questa è alla base, diciamo, del nostro insegnamento, il volersi bene, e il collaborare e avere cura anche degli altri, del più debole. Questa sera alle 20:15 nella chiesa San Francesco di Paola a Gela si terrà il concerto di Natale promosso dal coro polifonico Perfetta Letizia. L'evento è inserito nella programmazione delle festività natalizie del comune. Insieme Show in Tour arriva a Gela. Domani alle 21 al Teatro Eschilo farà tappa il noto spettacolo di Antenna Sicilia nell'ambito degli eventi organizzati dall'assessore Rocco D'Arma presentati nel programma natalizio Quando Dio Nasciu. La trasmissione andrà in onda in diretta televisiva sul canale LCN10 oltre che in streaming sul sito dell'emittente e vedrà la conduzione Cristiano Di Stefano più la partecipazione di numerosi cabarettisti ospiti che intratterranno il pubblico gelese. Tra gli ospiti spicca il cantautore Giovanni Caccamo. Uno spettacolo televisivo
realizzato all'interno di un teatro, all'interno del nostro piccolo gioiello, molto, molto curato, molto bello, che dà possibilità di trasmettere delle immagini e trasmettere e promuovere il nostro territorio, la nostra città tramite una cartolina con degli ospiti di caratura nazionale e regionale, a partire da Caccamo, Antonello Costa, Pippi Tonella e Andrea Barone. La possibilità di poterlo vedere è su una rete regionale Antenna Sicilia e anche in streaming, quindi a livello globale, la possibilità di mettersi in contatto in un periodo qual è il periodo natalizio, il periodo delle festività natalizie, mettere in contatto le famiglie che non hanno la fortuna di poter essere vicine. Quindi, idealmente parlando, tramite la televisione, tramite questo spettacolo, riuniamo le famiglie anche a distanza. L'iniziativa è un'iniziativa che l'amministrazione ha voluto fare credendoci anche fortemente, per innescare un meccanismo di solidarietà. In pratica l'ingresso è libero, quindi da questo momento si può andare al botteghino del Teatro Comunale, del Teatro Eschilo, e prenotarsi per l'assegnazione dei posti. I posti saranno ad esaurimento. L'unica cosa è che chi ritirerà il ticket, poi al momento in cui entrerà in teatro, se vuole, può dare un contributo che verrà devoluto alla Casa Misericordia. Questa è una cosa a cui ci teniamo, perché l'attività svolta a livello sociale da questa associazione, da questo ente, è un'attività chiara agli occhi di tutti, molto importante, presente sul territorio, che aiuta le fasce più deboli e che aiuta la gente che ha bisogno anche di un pasto caldo. La pagina dello spettacolo è in proiezione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela, il film La stoffa dei sogni con Ennio Fantastichini e Sergio Rubini. Appuntamento alle 19.30 e alle 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni.